E l'altro invece è un grande sociologo contemporaneo che è già stato citato da quel delinquente di un mio amico, che è Pierrot Nigro, che è Bauman, uno dei grandi sociologi contemporanei. La materia però non è una materia generica, è una materia che ha degli effetti straordinariamente vicini a noi. Io provo a declinarla soltanto per titoli e poi a trarre anche delle conclusioni su quello che la politica dovrebbe fare, poi naturalmente ascolto molto volentieri. Sono con una sola parentesi politica, perché poi il convegno è quello del mio partito, l'oggetto non è prettamente genericamente politico, però noi abbiamo preso un impegno a Fiuggi di rifare una sorta di secondo tour d'Italia. Non è partito casualmente dalla Sicilia, è un omaggio anche non solo a una terra straordinaria, ma è un omaggio anche a un tipo di attività che state facendo qui, forse più che in altri pezzi d'Italia. Io ieri con Giovanni sono stato a inaugurare ad altri compagni la nuova sezione di Vittoria, e c'erano 150 persone in un mercoledì di freddo di Vittoria. Stamattina sono andato a Mazzarino a inaugurare, lì c'è già la sezione, ma insomma c'era bisogno di, ed è andata benissimo, malissimo a Gela, come quando metti le cose male in libro, la solita e frequente tragedia, bisogna liberarsene. La verità è che dalla Sicilia stanno venendo fuori delle buonissime cose, lo dimostra il fatto anche di, non soltanto di chi sta di là, ma anche di chi sta a questo tavolo. Questi ritorni a casa proiettati su quello che si può fare domani, e il domani riguarda l'Italia, riguarda la Sicilia, riguarda cioè cose che ci impegniamo a fare di fronte a promesse che altri non hanno mantenuto. E chiudo la parentesi. Poi lo diranno, non c'è bisogno di presentazioni ulteriori.